Amici e amiche, bentornati su questo canale. Questo probabilmente sarà il primo video della nuova stagione. E come iniziare se non qualcosa di nuovo? Partiamo subito. Bentornati, siete tornati dalle vacanze? Spero di sì. Io sì, ho fatto un bel periodo di vacanza, mi sono rilassato, spero anche voi, ma siamo tornati alla solita vita, sostanzialmente. Quindi lavoro, nel mio caso lavoro, video, creatività, insomma, tutto quello che riguarda anche il canale. Che insomma trovate poi sotto tutti i link soliti, inutile che ve lo spieghi, che vi dovete iscrivere se volete ovviamente andare a cliccare la campanella, insomma tutti i link li trovate qua sotto per trovarmi e tutto quello che volete. Ma questo primo video lo volevo dedicare tra virgolette a tutte quelle persone che poi nel corso del tempo mi hanno fatto delle domande anche un po' specifiche, soprattutto quando si riguarda quando si parla di 3D, quindi della modellazione 3D. Allora, io spiego intanto che non riesco a mettermi a fare dei tutorial sul disegno 3D, che sia scultura 3D, che sia disegno 3D, che sia tutto quello che volete in 3D, perché ci sono una marea, ma un fantastigliardo di video su YouTube che vi spiegano la qualsiasi, anche nei minimi dettagli. Io purtroppo non ho questo grande tempo per riuscire a fare una cosa del genere. Quando riesco vi faccio vedere qualcosa, ma non riesco sempre e ovviamente in breve tempo, ecco, mettiamola così. Ma in questo periodo di vacanze, in realtà è iniziato un po' prima, mi sono arrivate delle richieste di questo tipo, del tipo, scusatemi, il gioco di parole. Se avessi idea di come poter sfruttare o comunque poter realizzare, ecco il termine più giusto, un computer, un PC o un consiglio per gli acquisti per cominciare a fare 3D un po' più sul serio. Il che vuol dire avere una macchina o un PC che riesca a fare determinate operazioni nel miglior modo possibile e ovviamente che non si inceppi, perché il problema dei computer un po' vecchi e magari un po' poco potenti vi porta al fatto che magari prendo ad esempio Fusion, se dovete Fusion 360, se dovete magari cambiare da un solido, trasformarlo in una mesh o viceversa, se il pezzo, quindi il modello è piuttosto complesso, ci mette un po'. Ovvio, non si può avere una workstation super mega strabiliante. Però ci sono dei canoni, tra virgolette, da seguire per capire qual è il vostro PC, quello che fa per voi. Ora, io nel corso del tempo, diciamo da più o meno giugno, sì, più o meno giugno o giù di lì, poco prima, ho cominciato ad acquistare pezzi per farmi una nuova workstation fissa questa volta, perché quella di casa sostanzialmente era un portatile, sì, buono, ma insomma comunque c'ha una decina d'anni, insomma non è proprio di primo pelo, anche se aveva sotto un i7 come processore della Intel e di sesta generazione, che è vecchio, perché è vecchio, comunque se la cavava bene. Nel corso del tempo l'ho migliorato, per cui l'ho portato per esempio a 32 giga di RAM, per chi se ne intende, e sempre nel corso del tempo poi ho cambiato alcune cose, tipo l'SSD M2 che ha il sistema operativo di questo portatile, l'ho portato a un M2 un po' più veloce. Non vi dico i marchi perché alla fine poi vi lascio qua sotto tutto e se riesco vi lascio sotto anche, dopo vi faccio vedere anche, vi lascio sotto anche una sorta di configurazioni base da diciamo quelle che costano meno per modellare in 3D
attenzione, per modellare 3D, ovviamente quelle che costano meno non saranno dei fulmini di guerra, parliamoci chiaro, però comincerete a lavorare un po' dignitosamente con il 3D. Quindi sotto vi lascio poi delle configurazioni che lo metto addirittura su Amazon, sul mio store di Amazon, così potete vedere se acquistare magari un pezzo piuttosto che un altro o tutta la configurazione, insomma potrebbe esservi utile quello. Cerco di mettermene il più possibile in base ai budget. Ma dicevo appunto, l'ho migliorato in quel senso, ho aggiunto due SSD normali, quelli classici ormai, insomma l'ho messo un po' bene, insomma il più possibile, insomma rivitalizzarlo in un certo senso, ma renderlo anche un po' più performante. Era partito da 16 giga di RAM per esempio, l'ho portato a 32 perché quello era il massimo che si poteva fare, ma da giugno a questa parte purtroppo lui ha cominciato a dare i suoi acciacchetti e i miei lavori cominciavano ad essere sempre più corposi. È da un po' che ci pensavo, non volevo fare una spesa fatta male, perché sapete che io, se spendo dei soldi, devo perlomeno si allungeva la roba, perché altrimenti li hai spesi per niente, e qui si parla di circa 2500 euro, ma che potevano essere di meno, ma in realtà ho deciso di fare una full, ho detto va bene, ok, spendiamoli adesso come si deve, e abbiamo una cosa che mi dura come è durato il mio portatile, quello bello, diciamo bello, perché l'altro, quello fisso, ce l'ho in laboratorio e lui è già un po' più recente, quindi quello ancora può restare lì. Ma il vantaggio di tutto questo è che se fate un PC fisso, perché se lo usate prettamente in casa o in ufficio è meglio averlo fisso, il vantaggio è che cambiano le tecnologie, potete aggiornare non sempre tutto, ma potete aggiornare dei componenti e ovviamente andate a spendere meno nel tempo, non come nel mio caso, in questo caso che ho voluto prendere completamente tutto un PC fisso, anche perché il PC fisso non ce l'avevo nello studio di casa, avevo solo il portatile perché me lo portavo in giro, e me lo portavo in giro anche dai clienti magari, cosa che succederà ancora, ma sta succedendo sempre meno, perché i lavori grossi comunque li facevo in laboratorio, sempre a livello di modellazione eccetera, perché ovviamente c'ha i suoi limiti, il portatile non c'è niente da fare, ha i suoi limiti, seppur bello che sia, seppur miliardesimo che sia, che costi un fantastigliardo, ma è pur sempre un portatile. Ora, siccome mi avete chiesto questo, cioè come iniziare, qual è la configurazione migliore, le prime due cose che vi posso dire è: andate a vedere sulla pagina del software che usate per modellare in 3D, se ne avete uno preferito, se state iniziando da zero ce ne sono tantissimi, quindi magari se riesco metto sotto anche il link delle pagine di quelli che uso io, perlomeno Fusion 360, Blender, ZBrush, che sono quelli che uso maggiormente, dove ci sono proprio le specifiche di sistema, che sono le minime o in alcuni casi ti mettono anche le massime per poter utilizzare questi software in maniera decente, diciamo così. Quindi sotto vi lascio quei link, così potete vedere quali sono i processori che possono andare bene, piuttosto che le RAM, quanta RAM, se c'è bisogno di una scheda particolare, insomma vi lascio qua tutti i link sotto, mi raccomando. Ma vi faccio vedere, cosa che non ho ancora montato, spero di farla in questi giorni, la build, come la chiamano i gamer, non sono un gamer, ve lo dico, non sono un gamer, ma la build che mi sono fatto nell'arco di 4 mesi più o meno, stando attento però sempre a cose tipo offerte, se c'era nell'Amazon seconda mano o warehouse, se c'erano offerte del tipo, alcune cose per esempio le ho prese col Prime Day, altre le ho prese con la Gaming Week, che sono le ultime che ho preso, insomma ho cercato di stare nel più budget ristretto possibile, anche se sono arrivato a 2500 euro di spesa, però ho
una macchina che intanto mi dura e poi ha sotto tutto quello che mi serve, quindi sia la potenza sia diciamo così lo storage, e poi ve lo spiego, e poi insomma tutto quello che ne concerne. Ovviamente nei 2500 euro circa, in realtà sono meno, sono 2450 circa, ci ho compreso anche eventuali cavetti o degli accessori che mi servivano, per esempio non so, la pasta termica per montare il processore e tutte quelle cose lì, quindi cavi, cavetti che mi servivano per collegare alcune cose aggiuntive. Ma ora vi faccio vedere che cosa ho preso, non vi dirò i nomi perché intanto sono talmente famosi che non mi interessa fargli pubblicità e non mi pagano, ma soprattutto perché magari voi vorreste prendere altro e bene o male con le configurazioni che vi lascio qua sotto probabilmente trovate un compromesso. Dipende sempre da che cosa dovete fare. Ecco, diciamo che la macchina perfetta per tutto non c'è proprio, insomma, sì, possiamo andare di fascia alta e avere un po' tutto, anche chi è un gamer e vuole fare anche il creator piuttosto che fare altro. Però, insomma, la macchina perfetta per tutto, bisogna scendere un po' a compromessi, ecco, in questo modo. Adesso vi faccio vedere che cosa ho acquistato, questa mente malata, cosa ha acquistato. Ed eccoci qua. Allora, che cosa vedete qui? Un po' l'avete intravisto nell'intro, ma qui ci sono tutti i componenti ancora chiusi di tutto quello che mi sono acquistato appunto nell'arco di circa 4 mesi e mezzo circa. Abbiamo ovviamente il case. Questo case a me piace molto perché è uno di quelli dove puoi addirittura installare due schede madri, quindi due PC sostanzialmente in uno solo, ma non l'ho preso per quello, ma semplicemente perché è una scelta molto personale il case e dipende molto anche da quello che ci mettete dentro, perché se lo prendete piccolino e poi avete una scheda video di ultima generazione che sono grandi mezzo metro, probabilmente non ci sta, quindi dovete fare un po' quei conti lì. Ma bando a tutto quello che vi stavo dicendo adesso, abbiamo un processore che ovviamente vedete, è ancora tutto in cellofanato, ovviamente vedete ultima generazione, anche se sta uscendo la 14ª generazione, in questo caso ve lo dico perché si vede, è un i9 13900K, non sono andato sul KS che è quello top almeno di questi, almeno degli i9, perché a parte il costo proibitivo era anche fin troppo esagerato per quello che faccio io, per cui un 13900K che mi durerà non dico a morte ma quasi, insomma deve durarmi il più possibile questo PC. Sono andato a prendere le RAM, che in questo caso potevo prendere delle RAM più veloci. In realtà queste RAM sono da 5600 MHz, che è la stima ufficiale che dà Intel per quello che riguarda l'i9. È una cosa nominale, poi in realtà potete prenderle anche più veloci, che arrivino per esempio a 7200, 7600, anche 8000 ci sono, però per esempio dovete stare attenti alla scheda madre, perché magari non supporta quelle velocità e se poi fate dei settaggi nel BIOS può essere che vada in crash poi il PC. Comunque vi dico le cose un po' come stanno. L'i9 più potente del momento al momento per quello che mi serviva, ovviamente è quello che è costato di più, perché il processore è quello che è costato di più, però vi dico, non vi dico i prezzi perché variano così, vi dico solo che l'ho preso a un buon prezzo perché era nella Game Week, ecco. RAM sono quelle più economiche in realtà, ma sono quelle bene o male più affidabili, diciamo così, e quindi ho preso quelle e sono ben 128 giga di RAM. Inizialmente ero partito col fare 4 banchi e arrivare a 64, poi è arrivata la Gaming Week e ho detto perché sono state le ultime cose che ho acquistato, è arrivata la Gaming Week e ho detto vabbè, il prezzo è buono, a quel punto lì guardiamo un po' come sono. Queste sono
DDR5, attenzione, ci sono anche le DDR4 e le configurazioni poi cambiano di prezzo anche in base a quello, perché le DDR5 sono scese parecchio di prezzo, ma non sono ancora ai livelli di DDR4, quindi se volete, poi se riesco vi lascio qua sotto tutte le configurazioni che posso. Ma sono arrivato a 128 perché ho detto a questo punto espandiamo tutto il possibile per non stare a prendere dopo, o meglio non stare a cercare le stesse RAM, perché è meglio che siano tutte uguali quando le installate. Prendiamo addirittura tutte quelle, così almeno non sto poi a sbattermi e magari non trovo quello stesso modello o magari non c'è più, insomma ho cercato di raggruppare un po' il tutto e fare il più possibile tutto in uno, quindi 128 giga di RAM. La scheda video, stavo pensando di prendere una Quadro, che adesso si chiama in un altro modo, hanno una nomenclatura diversa in casa Nvidia, però stavo pensando a una Quadro. Però in realtà poi mi ricordavo delle cose, sono andato a controllare anche grazie a degli youtuber, non lo nego, ed effettivamente le RTX, che sono prettamente acquistate per giocare, quindi per il gaming, questa in primis, questa è una scheda piuttosto vecchia, se vogliamo, è una però 12 giga di RAM, che alcuni la criticano, alcuni no, per il gaming magari adesso non è velocissima, ok, ma per quello che devo fare io va più che bene, perché bisogna considerare sempre quello che dovete fare. Nel mio caso la scheda grafica non mi serve per software 3D, ok? Sì, in alcuni casi sì, ma la componente principale per i software 3D rimane comunque il processore, va a lavorare sul processore. Poi potete impostarlo se farlo lavorare col processore, per esempio Blender si può dirgli lavora col processore ma anche con la scheda grafica, oppure lavora solo con la scheda grafica, però in questo caso la potenza arriva dal processore. Poi qualcuno, già vedendo queste due cose, dirà ma c'è il bottleneck, collo di bottiglia. Va bene, per quello che devi fare tu, per me no, perché questa in realtà poi mi servirà soprattutto per quando edito i video, perché questa workstation, perché è una workstation a tutti gli effetti ormai, mi servirà per modellazione 3D, per i video che vedete anche sul canale, per la grafica, per fare musica, insomma per tutte quelle attività che faccio normalmente, e quindi che mi serve per lavorare, è una workstation in sostanza. Passando insomma a questa scheda video, è una scheda video OC che è una 3060 con diciamo così la struttura fatta customizzare insomma da Asus, in questo caso Asus TUF come la scheda madre, non so perché, ma mi piaceva e poi ho trovato anche dei prezzi buoni, quindi questa è la scheda video sostanzialmente, dove ci si può anche giocare volendo, ma io non ci giocherò mai, quindi va bene. Poi abbiamo appunto la scheda madre. La scheda madre di solito se ne consigliano due, quindi ho una versione base, che in questo caso potrebbe essere la B750, che è la nomenclatura del chipset che monta, o la Z790 per esempio, che è la top di gamma come chipset. Io però ho visto questa, non menzionano mai questa H770, in questo caso è la Pro Wi-Fi con le DDR5, con già degli slot in PCI5, quindi già abbastanza avanti. Non la menzionano mai semplicemente perché è quella via di mezzo, quindi non hai magari tutte le porte di una Z790 che è superiore, ma non è proprio una via di mezzo anche tra quella più bassa, quindi tra la B e la H c'è di mezzo questa, che in realtà è più vicino a una Z790, quindi vicino più alla top di gamma che a quella più bassa. Per quello che aveva mi andava benissimo, è una bella scheda, mi piaceva, il prezzo era buono, perché il prezzo era molto buono, quindi ho detto prendiamo questa senza andare a esagerare sulle Z, che tanto in alcuni casi non avrei sfruttato delle cose, mentre così la sfrutto
a pieno. Poi abbiamo delle ventole, perché ci vuole un life flow, se no buonanotte al secchio. L'alimentatore, un alimentatore che è uscito da pochissimo, tra l'altro, sì, c'ha gli RGB, alcuni dicono che gli RGB fanno fare più FPS in gaming, non mi interessa il gaming, però da 1050 watt già con la TX 3.0, nel caso io volessi cambiare per esempio la scheda video e prenderne una più aggiornata che ha un certo voltaggio e quindi ha bisogno di una certa alimentazione, questo è già predisposto, 1050 watt. Il dissipatore, o meglio il radiatore dissipatore a liquido per la CPU, e tutto questo coadiuvato, a parte da un paio di strisce LED che mi hanno regalato, che voglio installare ma giusto per dargli un colore, non ce ne sono praticamente di LED qua dentro, e un po' di cavi e cavettini che sono quelli che vi dicevo prima. Quello che fa la differenza in questo PC sono poi i dischi, perché ci sono ben 9 dischi. E qualcuno dirà: ma che te ne fai? Me ne faccio, come, perché non c'è mai spazio abbastanza. Allora, questi ve li faccio vedere, alcuni li ho presi per esempio sul warehouse, prendendo un po' di offerte, e poi anche sul warehouse, e devo dire che ho risparmiato parecchio. Allora, ho preso 4 SSD M2, di cui 2 nuovi e 2 usati tra virgolette, ma sono nuovi, tutti ultra veloci, quindi sono tutti M2 generazione 4. In questo caso ce ne ho 3 da 1 tera e 1 da 2 tera. Tutti questi 4 M2 perché la scheda madre ne supporta 4, che supportava 5, anche meglio, però si può fare in realtà, quindi ne supportava 4, ma ci sono varie motivazioni. Per esempio con il VD Black, che è questo, dove ci metterò il sistema operativo e i software, per esempio. Poi ne ho preso uno velocissimo, questo è una roba tipo 7000 megabit in scrittura e lettura sequenziale, insomma è velocissimo, e quindi questo lo userò per esempio per fare i montaggi video, perché per i montaggi video è ottimo avere scrittura e lettura velocissimi, va benissimo, quindi questo sarà dedicato a tutto quello che è la parte, diciamo così, social tra virgolette, nel senso che ci faccio video, quindi video, grafica o quello che sia, più che altro video questo, perché ovviamente ci sono, vado a lavorare direttamente su questo senza andare su quello operativo, sul sistema operativo. Un altro disco da 1 tera che mi servirà per fare musica, sostanzialmente è adibito alla musica, e un altro disco da 2 tera invece, dove voglio dividere le cose e mettere 1 tera, quindi lo spartirò, insomma gli farò delle partizioni, 1 tera dedicato a quello che riguarda il mondo 3D, anche questi sono tutti molto veloci, già gli M2 sono veloci, questo addirittura è dissipato perché dentro la scheda madre solo 3 sono dissipati in autonomia con i loro heat sink, ma uno no, e quindi mi serviva uno appunto col dissipatore. Quindi una parte sarà per il 3D, quindi modelli che sto lavorando, cose, tutte cose in lavorazione, quindi non storage, non archiviazione. Questo è una parte invece per la grafica vera e propria, che può essere di qualsiasi tipo, non so, devo fare delle etichette da mettere sui diorami, piuttosto che, insomma, tutte quelle cose grafiche. E poi passiamo all'ultimo pezzo, di cui uno l'ho recuperato, ma in realtà poi ne avevo preso uno e poi l'ho cambiato. Sono 5 SSD normali, chiamiamoli normali, quelle da 2,5 classici. Abbiamo un 2 tera, abbiamo 1 tera e 1 tera, quindi sono 3 tera in questo caso, e un altro disco da 2 tera. Che andranno poi nella parte posteriore, in questo caso del case, che mi faranno un paio da backup per i file, mentre gli altri 3 su cui andrò a fare
un po' di archivio dove posso prelevare quei file, e magari se li devo modificare, se mi serve di appunto fare qualche miglioria, qualche cosa, quindi musica, 3D e ovviamente video, creatività, eccetera. Quindi questa è la mia workstation nuova che assemblerò grazie anche alla coadiuvazione, che non vedrete sul canale perché mi sarebbe impossibile, però ve lo farò vedere finito sicuramente, e anche perché ho una mezza idea di fare qualche mod, insomma, di modificarlo in qualche modo, di mettergli qualcosa di strano, vedrete, se ci riesco, poi dipende dallo spazio che rimane. Però grazie anche all'aiuto di mio fratello, che lui è un informatico, però in realtà quello che riesce a montare le cose, cioè a livello hardware, sono io, lui è più a livello informatico, ecco. Però lo ringrazio già così, perché mi darà una mano a montare tutta questa roba qua. Io spero di avervi dato un'infarinatura, anche se non sono un gamer, ma a me piacciono più le workstation, mi spiace, un'infarinatura su quello che può essere un PC per cominciare a fare un po' più sul serio, non in questo caso che è già un livello abbastanza alto, ma se volete acquistare dei componenti per farvi un PC un po' più serio, non riuscite anche a spendere il meno, perché riuscite anche a spendere meno. Appunto, sotto vi metto magari delle configurazioni se riesco a farle in tempo, però cioè veramente meno di 1000 euro sicuramente riuscite a farvi un PC decente, escluso, questo lo escludo a priori, monitor, tastiere e quello che ne concerne, perché quelli sono anche un po' personali, magari vi metto qualche monitor decente, ma il mio già è abbastanza alto come monitor, 4K 32 pollici, insomma, ve l'avevo già fatto vedere, però vi metto il più possibile qua sotto. Se avete domande, al massimo scrivetemele qua sotto nei commenti, io sarò lieto di rispondervi come posso, quando posso. Ma soprattutto mi raccomando, non voglio sentire, perché io lo so che arriveranno, ma mi premunisco, non voglio sentire: no, ma hai messo quel componente con l'altro componente, li ho presi appositamente così, perché mi servono per determinate cose. Quindi non sono il gamer. Se, perché so già che la prima cosa che verrà da dire sotto nei commenti: ah, ma hai preso l'i9 che vabbè, e poi la scheda video, come vi dicevo prima, che non è il top di gamma. Per come la vedo io, non è necessaria. Per quello che devo fare io, soprattutto, non è necessaria. E ve lo dico perché anche in informatica e soprattutto in cose hardware ho abbastanza esperienza, parecchia. E quindi insomma, non voglio evitare quello. Però, a parte questa polemica, io vi ringrazio per aver seguito questo video un po' sui generis, però che poteva essere utile appunto a chi si sta approcciando al 3D, soprattutto al disegno, alla modellazione 3D. E io vi ringrazio. Se avete commenti, comunque scriveteli qua sotto, e se volete seguitemi sui social, qua su YouTube, insomma seguitemi dove volete. Mi raccomando che a fine mese c'è l'Hobby Model Expo. Non dimentichiamocelo, mi raccomando. Ciao ragazzi, da Alex e Anime dal Mondo che non si vede più, ma che è qua dietro insieme a tutta questa roba. Ciao.